segretario generale della FNP CISL Umbria, quindi la Federazione dei Pensionati, che ancora una volta è protagonista con questa manifestazione che si terrà sabato 28 settembre a Cascia. Perché? Perché l'avevamo già dato conto, Santa Rita da Cascia è la patrona della FNP CISL Umbria. Credo che sia l'unica organizzazione sindacale in Italia di categoria ad avere una patrona. E quindi sabato c'è questo evento dove ci saranno importanti relatori, insomma, prima c'è una messa, poi c'è un confronto, credo, alla sala polivalente a Cascia, via Pierpaolo Prosperi. Ecco, Fabiani, insomma, quindi questa patrona è una cosa seria. Sì, questo è il secondo anniversario da quando abbiamo proclamato Santa Rita patrona della FNP dell'Umbria. Ora, molti ci vedono come un'organizzazione, diciamo, più vicina alla realtà religiosa e altro, ma noi abbiamo valorizzato di questa donna che è vissuta fine 1300, inizio 1400, la portata laica, il messaggio laico che ha lanciato fin da allora, e che è stato innanzitutto un protagonismo di una donna che ha avuto delle vicissitudini molto pesanti, ma che ci ha insegnato anche a saper perdonare. E quindi rappresenta anche per l'organizzazione dei pensionati un riferimento importante, un riferimento etico, religioso, e che non è stato difficile fare questa giornata dedicata a Santa Rita con anche presenze autorevoli. Abbiamo il nostro segretario nazionale, abbiamo il nostro sindaco di Cascia e tutta la città di Cascia, che devo dire grazie per come ci ha accolto per questa iniziativa, e sicuramente si valorizzerà appunto, come dicevo, il messaggio di Santa Rita, che già una grazia l'ha fatta, perché noi quando dobbiamo mettere insieme tanta gente per andare alle nostre manifestazioni, rivendicazioni, che è il nostro lavoro principale, abbiamo delle difficoltà. Questa volta ci stiamo muovendo con un'organizzazione che tocca le 300 persone, quindi 300 umbri che della CISL, iscritti, simpatizzanti, nostri sostenitori, che si recheranno a Cascia per questa giornata, che sarà una giornata da ricordare proprio per il messaggio che Santa Rita ci ha dato, ma che anche la nostra organizzazione vuole in un momento così difficile di questo mondo, diciamo, un po' sostenerci e sostenere e fare delle armi che dovrebbero portare la pace. È una contraddizione, ma in realtà noi vogliamo tornare anche alle nostre origini come organizzazione. Dagli anni 50, dalla fondazione della CISL, spesso ci dimentichiamo che la CISL è un sindacato che si fonda sui principi cattolici, sulla dottrina sociale della Chiesa, ma anche su principi come la solidarietà, il lavoro, il rispetto, l'attenzione verso gli ultimi, e quindi fare un po' un bagno insieme ai nostri iscritti di quelle che sono le nostre origini, che spesso ce le dimentichiamo un po', presi da tanti problemi di questo tempo, ma da dove veniamo è sempre importante. Poi gli anziani testimoniano proprio questo, diciamo, la continuità, la cultura e la storia di un'organizzazione, di un paese. Quindi andiamo fieri e soddisfatti di fare questa giornata. Tutto questo è stato realizzato grazie a un comitato che il nostro Consiglio Generale ha votato, ha eletto, ed è presieduto da Paola Cenchetti, segretaria regionale della segreteria della nostra federazione, e che ha fatto un grande lavoro. Io ringrazio, perché è stata, diciamo, il motore del successo di questa giornata. E ancora abbiamo davanti piccoli problemi, ma ora anche Paola ci potrà un po' dire quali sono stati i momenti più difficili, ma anche
l'entusiasmo con cui è stato affrontato il lavoro. Sì, è stato formato questo comitato, voluto comunque dal segretario Luigi Fabiani, comitato che ha l'obiettivo di garantire che questa ricorrenza non rimanga fine a se stessa, ma abbia una continuità negli anni a venire. Del comitato ne fanno parte una rappresentanza della segreteria di Foligno, con Rita Benincampi, Perugia, Clara Sportoletti, e di Terni, Diamanti Lucia. E abbiamo lavorato perché questo evento riesca. E la difficoltà più grande è stata perché c'è una grande partecipazione, saranno circa 300 persone, e purtroppo li dobbiamo ospitare in una sala, quella polivalente di Cascia, e non tutti ci entreranno, quindi ci stiamo organizzando insieme anche al nostro referente di Cascia per poterli ospitare tutti. Questa sala polivalente è stata fatta dopo il terremoto e deve servire anche per accogliere in caso di calamità proprio la prima accoglienza delle persone, e noi come FNP insieme anche agli altri sindacati abbiamo contribuito alla realizzazione di una raccolta fondi da parte dei nostri pensionati. Io sono convinto che torneremo da Cascia con uno spirito diverso da come partiremo, perché sicuramente quella necessità di poter ritrovare entusiasmo, visto che questi ultimi anni purtroppo anche per i sindacati non è stato facile, e quindi Santa Rita ha una forte azione promozionale, perché poi in effetti ci ha insegnato a stare tra la gente, noi vogliamo stare tra la gente e ripartire con la gente. Spesso lo dirò anche lassù, cioè mi viene in mente sempre il codice di Camaldoli, dove si ripartì, fu fatto nel 1943, e in un momento tanto difficile del dopoguerra si buttarono le basi per la Costituzione ma anche per i sindacati. Quindi ho una grossa speranza che questa organizzazione, che io mi onoro di guidare, torni da Cascia con uno spirito rinnovato e battagliero per quelle che sono poi le nostre prerogative come organizzazioni sindacali, ma anche per vincere le difficoltà di questi tempi e per poter lasciare l'ambizione grande, lasciare ai nostri figli, ai nostri giovani un mondo migliore.